Siamo proprio al Parco della Salute, che è un progetto molto particolare, un progetto che sembra accomunare l'idea di Milano, dello Human Technopole, una sorta di ospedale della ricerca, chiamiamolo così, con tutte le eccellenze della città, parliamo soprattutto di ricerca. È un progetto per il quale però, e vi do 30 secondi, il Comune cosa può fare praticamente e quanto però le chiedo deve incidere il pubblico e quanto il privato. Il privato parliamo di aziende farmaceutiche, ovviamente anche con tutti i loro interessi. A 30 secondi. Torino ha un sistema sanitario di eccellenza ed è giusto quindi che abbia anche una struttura ospedaliera di eccellenza e questo è l'obiettivo della realizzazione del Parco della Salute, che significa il rifacimento degli ospedali fondamentali della città. Al tempo stesso è l'occasione, il Parco della Salute, per attrarre accanto agli ospedali e alle strutture di cura centri di ricerca, presenze nel settore farmaceutico, fare di Torino una città che investe sulla salute come un settore di avanguardia e di tecnologia. Grazie, l'Appendino è d'accordo con il Parco della Salute, teme questa commissione pubblico-privato con le aziende farmaceutiche? La città della salute è sicuramente importante, anche perché noi abbiamo anche una storia importante in questa città e quindi è un tema che deve essere assolutamente valorizzato. Noi crediamo però che debba essere fatto con risorse pubbliche, non ci piace l'idea dell'intervento privato, tant'è che noi vediamo invece in modo positivo quello che era il progetto iniziale, quindi quello del master plan del 2011 che andrebbe rivisto un po' a ribasso, però un intervento che va a riqualificare appunto un'area già esistente, che dà una risposta più nell'immediato, che prevede solo il finanziamento pubblico.